Benvenuti! Oggi finalmente c'è la seconda puntata del mio nuovo format, Arca Quiz del Cinefilo. Che cos'è? Molto brevemente, è un quiz sul cinema. 5 blocchi da 3 domande e dovete rispondere. Per ogni domanda c'è un valore, 5 punti, 10 punti, 15 punti, poi sommate e quanto fate su 150 domande, quanto farete? Quindi è essenzialmente questo un quiz che vi propongo io. Ci ho messo tanta cura, tanto tempo, quindi iscrivetevi per darmi un supporto, perché poi ci sono un sacco di playlist sul canale Ultima Uscita al Cinema. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Iniziamo col blocco del mondo pop e nerd, quindi dei nomi un po' più noti anche a tutti. Siete pronti? Darò 10 secondi per rispondere alla domanda e poi vi darò subito la risposta. Iniziamo subito. Qual è il nome dell'autore del romanzo da cui Kubrick ha tratto per Arancia Meccanica? Michael Crichton, Mark Newton, Denis Lehane, Anthony Burgess. 10, 9, 8. Quattro, tre, uno, zero. La risposta era Anthony Burgess. 5 punti perché hai indovinato. Andiamo avanti. Seconda domanda: qual è stato il primo film ad aver superato il miliardo di dollari di incasso nella storia del cinema? Jurassic Park? Batman di Burton? Titanic? Matrix? 10, 9, 8. 3, 2, 1, 0. Titanic, 10 punti per chi ha indovinato. Terza domanda. Quali candidature agli Oscar 2019 ha ricevuto Iron Man, quello che ha iniziato il Marvel Cinematic Universe? Colonna sonora e montaggio? O montaggio sonoro ed effetti speciali? Oppure montaggio e montaggio sonoro? Oppure effetti speciali e montaggio? Insomma, ne ha presi sempre due. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, 0. Effetti speciali e montaggio sonoro. Non male, devo dire. 15 punti se l'avete indovinata. Prossimo blocco, andiamo nella nostra Italia, nella contemporaneità. E nel passato, siete pronti? In quanti film di Sorrentino ha recitato Tony Servil? Wee wee wee! 6? 4? 5? 3? La sapete? 9? 5? 2? 1? 0? 6. Il divo, loro, la grande bellezza è stata la mano di Dio, l'uomo in più, le conseguenze dell'amore. Quasi tre quarti della filmografia di Paolo Sorrentino. Wee wee. Seconda domanda. Con chi è sposato attualmente il regista Paolo Virzì? Gossip. Michaela Ramazzotti, Laura Chiatti, Claudia Gerini, Serena Autieri? 10. 7. 4, 2, 1, 0. Michaela Ramazzotti, stanno da dire. 5 punti. Terza domanda, italiana. Quale attore attrice della saga di Mission Impossible ha recitato in Blow Up di Antonioni del 1966? Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, John Voight, Brendan Gleeson? Può essere semplice da un certo punto di vista. Me ne rendo conto. 10, 9, 6, 4, 2, 1, 0. Vanessa Redgrave, sì, lo so, non ho trovato un'altra attrice fra quelle proposte, quindi magari uno ci è arrivato per quello. Comunque, 15 punti. Iniziamo. Fuori dall'Italia andiamo nel mondo. A livello mondiale, tre domande. Le saprete. Ah, state tenendo i punti, vero?
Quale animale simbolicamente al centro del film Enemy del 2013 di Denis Villeneuve? Lo scorpione, il serpente, la mosca, la tarantola? 10, 9, 5, 4, 2, 1, 0. Ovviamente la tarantola. 10 punti. Seconda. La figura di Ed Wood nell'omonimo film di Tim Burton del 1995 è stato definito il peggior produttore della storia, regista della storia, attore della storia, montatore della storia, che è realmente esistito questo Ed Wood. 10, 9. Tre, due, uno, zero. Regista della storia, questa è facile. Questo è difficile, per i veri cinefili. Avrebbe speso meno finanziando una guerra. Questa famosa frase a quale film del 1930 si riferisce? Questa è dura. Gli angeli dell'inferno, Howard Hughes. La squadriglia dell'aurora, Howard Hughes. Sinfonia del Donbass, Ziga Vertov. Marocco, Von Stenberg. Questo è difficile. 10, 9, 4, 2, 1, 0. Se non la sapete, ci sta. Gli angeli dell'inferno. Questo film ha una storia molto strana perché il Hughes, che era un aviatore, non era un regista, sì, ha fatto due film però. Era un pazzo completo, tipo Nolan di oggi, allora voleva fare un film sulla guerra, Prima Guerra Mondiale, e fece con gli aerei veri, ma li rigirò due volte le scene perché non gli piaceva, perché voleva più le nuvole e non era abbastanza l'effetto veloce, e quindi rigirò due volte con le scene con gli aerei, con 8 mesi, dove li teneva lì affittati. Rigirò il sonoro completamente, rifece la color correction, peggio di The Flash, perché al tempo si spese 4 milioni di dollari, insomma, quindi questo. E ora chiudiamo con gli ultimi due blocchi. Queste sono delle curiosità. Altro, sezione altro. Quanti Oscar ha vinto Matrix nell'edizione del 2000, essendo il film del 99? 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. 4. Sono tanti, eh? Miglior montaggio sonoro ed effetti speciali. Non male, non male. Seconda. Quale film di Thomas Vinterberg ha aperto il movimento Dogma 95? Le forze del destino? Il sospetto? Riunione di famiglia? Festen? 10, 9, 5, 4, 1, 0. Ovviamente Festen del 1998, unico del regista di quel movimento, al pari di Lars von Trier con Idioti, che fu in quello stesso anno, 98. Dogma 95, non spiegherò che cos'è, andate a cercare, ma fu un movimento molto estremo, che ovviamente non poteva essere ripetuto per le sue regole di base, troppo stringenti. Infatti i due grandi fondatori di questo movimento lo lasciarono subito, essenzialmente. Fecero un film ciascuno, sia Lars von Trier che Vinterberg. Perché il regista iraniano Jafar Panahi non ha potuto ritirare il premio speciale della giuria al Festival di Venezia 2022 per No Beers? Gli orsi non esistono in Italia? Impegnato sul set? Doveva testimoniare per un processo? Lo Stato iraniano non gli ha permesso di lasciare il paese? Si doveva sposare. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Difficile questo. Lo Stato iraniano non gli permise di lasciare il suo paese. È una storia triste quella del nostro Panahi, genio del cinema, perché essenzialmente lui è un nemico politico. È strano come gli permettono di fare alcuni film e che non penso non possono essere visti nemmeno in Iran, credo, perché sono proprio di critica politica forte, come No Beers, grande combattente il nostro Panahi. Andiamo all'ultima sezione di Hollywood, un po' più leggerina, per modo di dire.
Scoop, pettegolezzi, cose così. Per quale ragione il regista John McTiernan, ora morto ormai, è stato condannato alla prigione per 328 giorni nel 2013? Questa è una storia pazzesca. Aver mentito all'FBI? Furto aggravato in un negozio, frode bancaria, oltraggio alla giustizia e fuga all'arresto. 10, 9, 8, 4, 2, 1, 0. Aver mentito all'FBI perché, adesso io non so tutta la storia, ma lui controllava i telefoni di altre persone ad Hollywood, fu beccato e credo che durante gli interrogatori mentì all'FBI su diverse cose. Grande, McTiernan è il mio eroe, lui fa sempre questi film d'azione, è un pazzo grandissimo, eroe vero, eroe vero. Si è fatto la prigione, 328 giorni sono tanti, quasi 4 mesi. Seconda, oh. In quale di queste serie TV non ha recitato Amber Heard? Prima di tirare feci. Californication, OC, Playboy Club e Las Vegas, CSI Las Vegas. Questo è difficile, lo so, però. 10, 9, 5, 4, 0. È difficile, però vale comunque 5 punti perché è minore. CSI Las Vegas non ha partecipato agli altri, sì, perché Californication ha fatto poche puntate, o sì pure. Playboy Club invece era una delle protagoniste, ma è stata cancellata questa serie. Vabbè, e niente. Terza, questa piacerà a tutti questa domanda. Vediamo se la sapete, perché è molto, molto curiosa. Paradossalmente, Keanu Reeves è dislessico perché non ha e per questo non ha finito la scuola superiore? Per moltissimi anni è stato obeso e non usciva di casa. Molto timido e studiò molto tardi recitazione. Soffre di attacchi di panico molto spesso in luoghi pubblici. 10, 9, 5, 4, 2, 1, 0. Questa è tosta, eh? Molto simpatica. Lui è dislessico ancora adesso, siccome non riesce bene a leggere, non poté finire la scuola. Vedete, vedete, queste storie sono sempre belle perché capisci che anche le grandi star che hanno avuto successo, una vita. Ho letto la vita di Keanu Reeves, è molto triste, mamma mia. E quindi capisci anche un po' l'umiltà di quest'uomo, grande Kenny. Anche se non sei il mio attore preferito, però mi fa molta simpatia. Detto questo, abbiamo finito qua. Quanto avete fatto su 150 punti? Avete tenuto il conto? O almeno, quante domande? A quante domande avete risposto? La metà, più della metà, tre quarti, poche? Scrivete qua sotto. Vi invito a di nuovo iscrivervi, supportatemi, mettete mi piace, condividete i miei contenuti che sono sempre belli, come le Arca News, lunedì e venerdì, che sono format che parliamo delle notizie della settimana. Questi quiz saranno fatti martedì e giovedì, così copriamo tutta la settimana prima del weekend. Io vi ringrazio per avermi seguito. Commentate sotto che sono curioso. E niente, buona serata, ciao a tutti.